Eccomi qua. Omicidio o morte naturale? Le indagini sono in corso per far luce sul decesso di un uomo di origine indiana dell'età apparente di 35 anni, avvenuto questa mattina in penisola sorrentina, sulle colline tra Piano di Sorrento e Sant'Agnello, in una traversa di via Nastro Azzurro sui colli di San Pietro. Il cadavere era riverso sull'asfalto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno informato subito il magistrato di turno ed hanno avviato immediatamente le indagini. In queste ore viene ascoltato un connazionale della persona trovata morta. Continuano le indagini dei carabinieri ad Agropoli, nel Salernitano, per far luce sull'omicidio di una donna di origine cinese di 49 anni, trovata morta ieri in un'abitazione del centro. Al momento nessuna ipotesi viene tralasciata, tra cui anche quella che l'omicidio possa essere avvenuto al termine di un gioco erotico o che sia maturato nell'ambito di un giro di prostituzione. L'esame autoptico è stato fissato per martedì prossimo ed è prevista anche una TAC tridimensionale, un esame che servirà per stabilire se il colpo alla testa possa averle causato lesioni. Al vaglio anche tabulati telefonici e telecamere presenti nella zona. Ancora non riesco a muovermi per casa senza provare terrore. Ho vissuto per 3 mesi con un assassino. Se Luca è stato capace di fare quello che ha fatto a un suo familiare, a suo fratello, immagino ciò che avrebbe potuto fare a me, dormendo dietro la porta accanto. A dirlo è Andrea Varela Marquez, che è stata per alcuni mesi coinquilina a Siviglia di Luca Materazzo, il 37enne di Napoli, accusato dell'omicidio del fratello e arrestato pochi giorni fa dalla polizia. Continuano serrate le indagini, tra gli obiettivi anche capire chi ha aiutato o coperto Luca nel lungo periodo di latitanza, attenzioni indirizzate su una trentina di persone. Un ordigno artigianale è esploso questa mattina davanti all'ingresso di una rivendita di bibite a Napoli in via Gianturco. Il titolare dell'attività commerciale è un incensurato. L'esplosione ha causato l'apertura della parte inferiore della serranda, la rottura dei vetri di auto parcheggiate delle vicinanze e quelli del gabbiotto di un vicino distributore di carburanti. Indagini dei carabinieri. Secondo quanto si è appreso, tra le piste considerate non ci sarebbe quella del racket, cioè di un atto intimidatorio per sollecitare il pagamento del pizzo. Operazione antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nell'acro nocerino sarnese. 70 militari con l'aiuto di unità cinofile hanno eseguito questa mattina un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di 11 indagati dell'acro nocerino, tutti ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e hashish. A Napoli i carabinieri hanno arrestato un ivoriano per spaccio di droga, trovando poi nella sua abitazione bracciali e orologi di lusso falsi. Alunimaga, un 20enne migrante residente a Montesacchio in provincia di Benevento, è stato sorpreso dai militari dell'arma in via Mignogna a Napoli mentre vendeva hashish a un acquirente. I carabinieri lo hanno bloccato dopo una violenta colluttazione e arrestato per spaccio, nonché resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perquisendo la casa in cui vive, sono stati trovati e sequestrati dosi di hashish, 455 euro in contante, ritenuto provento di attività illecita, un bracciale e 2 orologi Cartier e 17 Rolex, tutti probabilmente contraffatti. Per questo l'ivoriano è stato denunciato per ricettazione. Ora è in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno sorpreso in via Luigia San Felice al Vomero, all'interno di un mini market, 2 uomini che, dopo aver sfondato le vetrate, stavano rubando panettoni di note marche e dolci confezionati. Si erano impossessati anche del fondocassa. Stavano infilando tutto in 4 grandi buste quando sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato i 2 per furto aggravato. La defuttiva è stata restituita al titolare dell'esercizio commerciale. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione. Ok, stacco.